ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo in compagnia di Aurora. Bello. E oggi andremo nel parco acquatico di Caneva. Quindi vai con la clip. Abbiamo un'ora e mezza di viaggio, quindi ci vuole ancora. Quindi intanto ascoltiamo la chiavetta che abbiamo fatto scaricare. Abbiamo scaricato 56 canzoni per la precisione. Sei felice? Molto. Vai, apriamo la mappa. Uii. Oh maronna. Perfetto. Perfetto. Ah, ma è così. Ah, ecco perché non stavo capendo. Molto bello. Bellissimo. Molto bello, noi faremo tipo tutti. Finalmente ci sgranchiamo un po' le gambe. Prendiamo i nostri zaini e poi andiamo. Già iniziamo a vedere tipo l'invertigo, il Diabolic e di fianco lo Sugar. È vero che andremo a fare le scivoli più pericolosi? Sì. Questo invece è tipo il ristorante più bello, dove uno dei più belli dove abbiamo mangiato, tipo dove fanno tutto lo spettacolo mentre mangi, tipo in stile medievale. Vai, dobbiamo andare a prendere i biglietti. Il sole inizia a schiattare e inizia ad esserci veramente caldo. Infatti spero che i miei genitori facciano veramente presto, anche se c'è una tele immensa. Fatto? L'entrata di Mulan. Questa è la fila per Caneva. Prego. Finalmente siamo entrati nel parco. Tanto per farvi capire quanta gente c'è. Ora cercheremo di prendere un armadietto. Anche se in realtà non so a cosa servirà, cioè non credo che ci mettiamo tanta roba. Andremo a trovare un posto tipo lì dove c'è l'erba, ma non credo che ce ne saranno più di tanti. L'armadietto ora si è chiuso e non si aprirà più finché non rimetteremo il codice. Oh, si è aperto. La cosa bella è che ora tipo ci siamo organizzate e abbiamo tipo guardato tutta la mappa, tipo ce l'abbiamo imparata a memoria, quindi non abbiamo neanche bisogno della mappa visto che l'abbiamo lasciata nell'armadietto. Tutto nella mente, tutto nella mente. Guarda qua, che lo so, guarda qua, guarda qua. Trovare un posto dove mettere le nostre cose. Io vorrei partire con qualcosa di un po' più soft, mentre l'Aurora proprio no. Oh, abbiamo raggiunto la laguna. C'è un fischio. Ah, partono le onde. Partono le onde? Sì, partono. Sì, adesso. Per trovare il posto tipo ci metteremo 40 anni. Intanto qua ci sono quelli del Crazy River, anche perché è sia rilassante e tra l'altro è comodo. Allora finisce anche sotto il ponte. Abbiamo appena trovato un posto, che abbiamo un Macho Man che ci va a mettere i lettini. Ciao Macho Man.
questa è la zona del Coral Bay, mentre là ci sono tutti gli scivoli che si fanno con i tappetini. Ma io prima voglio andare da quella parte, che è là che c'è il Crazy River. Va tipo il tutto il percorso con i gommoni e quindi è più rilassante. Come prima attrazione abbiamo deciso di fare qualcosa di un po' più rilassante. Crazy River. Tengo la fotocamera fuori dalla custodia, perché sennò dopo mi sentite male. Qui c'è anche Aurora, nel frattempo arrivano tutti gli altri. E adesso la metterò nella custodia, quindi appunto non mi sentirete. Buongiorno! Mi dicono che c'è un po' di fila. Ma un po', giusto un po'. Mi pento di averlo appena mostrato ad Aurora, perché io non volevo farlo adesso, onestamente, e mi sa neanche lei. Ma l'ha sentito e hanno insistito. Tipo già... Probabilmente sverrò. Come ha detto il tipo, già mi sono fatta snicciare la telecamera una volta, quindi non vorrei farlo due volte. Thank you.
registrato, o perché la batteria era scarica, o perché proprio non ci sono riuscita. Stiamo per andare via, hanno chiuso tutto, tutti gli scivoli. Finiscono, mi sa, gli ultimi giri di kamikaze, ma... Questo non l'abbiamo visto, quello per i bambini. Questa è una piscina normale. Questa è tipo la confusione che c'è negli spogliatoi adesso. Visto che il parco sta chiudendo e tutti vanno via, c'è un casino veramente assurdo. Hola! E niente, ci siamo buttati fuori. Buttati fuori da pianeta. E niente ragazzi, la giornata si conclude qui, la giornata come anche questo video. Quindi mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ci si vede anche per l'uscita.